Oggi appunto finalmente dopo 3 anni ripartiamo con la nostra fiera delle imprese balneari, una fiera per noi importante che vede un format nuovo, lavoriamo e collaboriamo con 50 aziende oggi presenti, aziende del territorio, di tutta la regione, che servono tutta la filiera della balneazione e anche oltre, perché ormai è una fiera che ha una dimensione che non riguarda più solo il mondo balneare, ma tutto il mondo della filiera turistica, la ristorazione eccetera. Quindi siamo assolutamente contenti di poter ripartire con questo momento, appunto, che per noi è un momento importante, è anche un momento di confronto con le autorità del nostro territorio ed è sempre di buon auspicio per l'apertura della stagione balneare. Le aziende oggi presenti servono tutta la filiera, dal food al beverage ai servizi per la ristorazione, in generale l'attrezzatura interno e esterno, ovviamente con un'attenzione particolare ai temi a cui tutti siamo sensibili, quindi all'ambiente. Ci sono diversi espositori che presentano il materiale compostabile, tutto quello che serve per la massima attenzione verso l'ambiente. Sicuramente la sicurezza è la prima nostra funzione. Cooperativa Spiagge Ravenna nasce proprio per dare sicurezza a chi frequenta le spiagge e soprattutto a chi decide di andare in mare. Noi ci occupiamo di sicurezza da sempre, da quando esistiamo. Oggi sul nostro comune abbiamo dislocato oltre 100 postazioni di marinai di salvataggio, marinai, persone che sono fondamentali per garantire una vacanza in equilibrio ai nostri turisti, completamente sempre formati, e siamo anche qui molto soddisfatti di come anche quest'anno siamo riusciti a investire, nonostante le difficoltà del momento, nel rinnovare le attrezzature, nella formazione e nell'attenzione, appunto, come diceva lei, alla sicurezza in spiaggia e ancora di più in mare. Andiamo a vedere quella che è la percezione della sicurezza da parte dei fruitori delle spiagge, che è aumentata nel tempo sicuramente, ma un grande lavoro che c'è stato e che c'è ancora dietro a questi importanti risultati. Sì, è uno degli argomenti di cui parlo più volentieri, perché così rappresenta una volta tanto un successo pieno. La sicurezza nelle spiagge del territorio della provincia di Ravenna può dirsi essere stata conseguita su livelli molto elevati. Abbiamo sconfitto l'abusivismo commerciale e l'esperienza per i nostri turisti o anche per i nostri cittadini che frequentano la spiaggia è un'esperienza unica, cioè quella di godere del mare e della spiaggia senza nessuna forma di interferenza, senza nessuna forma di disturbo, perché poi questo era un po' il clima che si respirava ancora nel 2015-2016. Chiaramente questi livelli di benessere li vogliamo conservare, mantenere e per quanto possibile anche incrementare, quindi si lavora anche nella prossima stagione. Ci sarà personale in servizio sulla spiaggia, e questa è un po' la nostra peculiarità: il nostro personale arriva fin sulla sabbia, passeggia tra i bagnanti, ha dotazioni, Segway e veicoli elettrici che consentono di arrivare fin sulla battigia, e in questa maniera si offre prevenzione e anche compagnia ai nostri bagnanti. Gli stabilimenti balneari, intanto, non dimentichiamolo mai, sono una parte essenziale della nostra offerta turistica. La Romagna è il secondo bacino turistico al mondo dopo l'area di Miami, e lo siamo anche perché ci sono servizi particolarmente significativi. La sicurezza che viene garantita per esempio alle nostre spiagge è uno degli elementi che attraggono turisti da tutta Europa, perlomeno. Questo è importante anche che sia un percorso attraverso le cooperative che mette in campo un servizio ben organizzato come quello del salvamento, con la formazione e con tanti giovani che hanno l'opportunità di fare un lavoro che una volta aveva un certo fascino, oggi forse ne ha di meno, ma è comunque un lavoro importantissimo. Sicurezza ma anche inclusività. Inclusività è un elemento fondamentale, è una grande scelta, io dico doverosa, di civiltà. Noi abbiamo avuto la fortuna proprio pochi giorni fa di poter avere sul nostro comune, esattamente nella località di Punta Marina Terme, l'inaugurazione di uno stabilimento balneare grazie all'associazione Insieme a Te con la Presidente Debora. È uno stabilimento balneare che proprio è dedicato alle persone che hanno disabilità di vario genere, anche disabilità importanti. Questo per noi è fondamentale, è un motivo di orgoglio. Perché? Perché appunto grazie a Debora, grazie all'associazione, noi
riusciremo a crescere ancora di più in questo settore. Ci sono degli obblighi, ma gli obblighi bisogna andare oltre a quello. Noi dobbiamo garantire delle spiagge che siano assolutamente dignitose a tutte le persone che hanno disabilità momentanee o purtroppo definitive. È già iniziato un confronto con la Presidente, con Deborah, in un percorso di formazione e, ripeto, sono assolutamente convinto che nel tempo il nostro territorio potrà ulteriormente migliorare, oltre a quello che è il livello che già oggi c'è, che è un buon livello, ma bisogna fare molto di più. Il Parco Marittimo è un grande progetto, guardi, che coinvolge tutte e 9 le nostre località del Comune di Ravenna. Si sta terminando il primo stralcio che riguarda le due località centrali, Punta Marina Terme e Marina di Ravenna. Iniziano poi, sono già iniziati gli altri cantieri. Chiaramente serve pazienza, soprattutto da parte dei fruitori delle località, che chiaramente possono avere qualche disagio, ma comunque vediamo chiaramente da oggi che la bellezza e l'integrazione che questo progetto porta, cioè l'integrazione fra il paese, la pineta e la spiaggia, è assolutamente vincente. Cioè nelle nostre località balneari si può fare una passeggiata lunga di diversi chilometri fra la pineta e il mare, un contesto che solo i lidi ravennati possono offrire. Il punto dei lavori è la situazione ed è la domanda che gli ho sempre fatto ogni anno: che punto siamo con la Bolkestein? Ecco, è la domanda di ogni anno, perché sono passati tanti anni e ancora non abbiamo trovato quel punto di equilibrio necessario. Noi come cooperativa spiaggia abbiamo pensato di dare un contributo a questa discussione. Domani un convegno tecnico dove saranno presenti il professor Zunarelli, l'avvocato Pozzi e l'avvocato Del Dotto, con appunto la volontà di fare insieme una riflessione sullo stato dell'arte. Perché le difficoltà sono tante, la confusione è tanta, c'è la necessità che il governo emani un provvedimento definitivo che possa ridare certezza alle nostre imprese. E allora guardi, io la faccio breve, io dico questo: i balneari, il sistema imprenditoriale non chiede di eludere i principi europei, chiediamo la corretta applicazione dei principi europei, chiediamo soprattutto però di dar seguito a quel patto fiduciario su cui noi abbiamo creduto, abbiamo investito su questo, e che ovviamente è venuto a meno quando per recepire la direttiva servizi ci sono stati tolti una serie di capisaldi, diritto di insistenza, rinnovo automatico della concessione. Dal di lì a oggi sono passati 10 anni, un vuoto completo, tranne forse con l'introduzione della 145, ma poi annullata dalle sentenze. Noi pensiamo che sia un dovere della politica aprire un tavolo con urgenza, un tavolo di confronto, dove noi chiediamo di iniziare a scrivere con chiarezza il futuro del sistema imprenditoriale balneare italiano. Questa situazione non può assolutamente permanere. Oggi riparte un evento atteso che dal Covid non era più stato fatto qui a Ravenna, e proprio qui nel nostro territorio abbiamo un grande intervento strategico sulla costa che si sta concretizzando. Il primo stralcio del Parco Marittimo già per la prossima stagione turistica sarà pienamente fruibile, ma sono partiti anche gli altri stralci che vedono coinvolte le località da Casal Borsetti fino al Lido di Savio. Questi lavori porteranno a un restyling di tutti i percorsi e dei nostri litorali, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, alla mobilità dolce e sostenibile, e quindi sarà un'offerta turistica nuova che i nostri turisti, ma anche i nostri cittadini, potranno sperimentare. Ci scusiamo per quelli che saranno i disagi che i cantieri porteranno inevitabilmente, ma faremo di tutto per collaborare con gli operatori degli balneari proprio per limitare al massimo questi disagi. E speriamo che questa stagione parta, diciamo, col piede giusto e che possa essere veramente un momento di ripartenza per tutta la nostra costa. C'è tanta assolutamente voglia di ripartire. Noi, dico, l'ottimismo ci appartiene da sempre. Gli imprenditori, nonostante una situazione difficile, come è scontato che sia, perché questa cornice della direttiva Bolkestein chiaramente crea grande incertezza, continuano a tenere molto bene le proprie imprese, a investire, chiaramente in forma più limitata, però comunque a fare in modo che il turista che si avvicina alle nostre spiagge possa sempre trovare dei servizi ai massimi livelli. Questa fiera penso che sia un esempio di questo. È il frutto di che cosa? Di tante aziende che, oltre
è più di 30 anni che sono vicino a Cooperativa Spiaggia Ravenna e che appunto, come diceva lei, vogliamo ritrovare anche in questo contesto difficile la volontà di continuare a investire e andare avanti. Noi siamo pronti a farlo, siamo pronti anche ai cambiamenti necessari, perché guardi, non è vero che le imprese vogliono mantenere il format di oggi, non è vero che non siano pronte a rivedere una serie di robe, tutt'altro, però questo percorso deve essere un percorso condiviso, scritto con chiarezza e fatto in tempi brevi.